Ragazzi, ci siamo, Pokémon Presents, manca poco. Io ho letto dei leak che mi hanno lasciato molto perplesso e se quei leak si rivelassero veri, credo che saremmo di fronte a una roba senza precedenti. Io feci un video sul leak del Pokémon Presents, ma potrebbe essere che. Ma ci sono stati altri leak e roba fuori di testa. Quindi, ragazzi, speriamo bene. E se quello che ho letto è vero. Red, green. Wow, una premiere che lagga. Ok, qui ora ci fanno vedere tutto quanto quello che è successo con Pokémon nel corso degli anni. E ovviamente la premiere lagga. Oddio, sta roba. Lascia perdere il USB Link che ce l'avevo, 50 euro costava. Fino a che non ho avuto un modem che mi permettesse di connettermi senza ulteriori aggeggi. Mamma mia. In effetti nessun brand ha tanto da offrire come a Pokémon riguardo alle scelte di quello che puoi vedere e fare. L'unico è Pokémon. I'm Ishihara from the Pokémon Company. Vediamo quanto ci ha azzeccato quel leaker February 27th vecchio is the day vecchio di cui ho fatto il video. Pokémon Green were released in Japan. New Pokémon Snap game. Allora, New Pokémon Snap, io ne ho già parlato approfonditamente e se ci offre qualcos'altro potrei anche considerare l'acquisto post-release, ma di qualche giorno. Se no lo vado a comprare quando il prezzo sarà davvero basso perché quello che offre è davvero poco. Vediamo, vediamo. La cosa buona di questo gioco è che i Pokémon interagiscono con l'ambiente in maniera incredibile. Hashtag no filter. Seeing something like that may inspire you to go back and take even more photos. Cioè, fare foto, condividerle e finisce lì. Is that the mythical Pokémon Celebi? Vabbè, ci abbiamo avuto ognuno negli anni 90, quindi sì. Get ready! The Lentil region is waiting for you! Ci stava. Charizard will arrive at last. È vero allora! È vero! Non ci credo, no! Allora era vero! Però spero che non sia quel filmato che ho visto brutto brutto. This is a tale from a long, long time ago, when the No! Sinnoh region was still only a vast wilderness. A No, voi non avete idea allora, se non l'avete visto. Mamma mia, raga! While in the mountains and seas, Pokémon roamed as they pleased. Questo è open world. Questo è open world, cacchio.
Oddio, che il frame rate non esiste, eh? Sì, vabbè, quello laggava in la vita vera. Mamma mia, hanno davvero intenzione di farlo. Non capisco. Gli starter, quelli? Cos? Inizio 2000. I'm pleased to announce two new additions to the Pokemon video, both taking place in the Sinnoh region. First, I'd like to present which were released for the Nintendo DS. No, io mi sto sentendo male. The Pokemon Brilliant Diamond and Pokemon Shining Pearl games. Remakes of the Pokemon Diamond version and Pokemon Pearl version games, which were released for the Nintendo DS system. Newcomers and previous visitors. Beh, se le animazioni stavolta saranno brutte, non sarà colpa di Game Freak almeno. Ma sempre di Creature Sync. Come è sempre stato. Ma la gente non lo capisce. Penso che i cibi non mi piacciono. Ecco, questo è proprio da Piporitto. Arceus rappresenta un nuovo approccio per la serie Pokémon videogame. Development is in full swing at Game Freak with the aim to deliver a gaming experience. Lacrimente. Lacrimente. Please have a look at this video. Mamma mia, raga, però il trailer era proprio pessimo, eh. Trailer, teaser, insomma, sì. C'era un lag imbarazzante. Ah, figata. Even in this era, wild Pokemon can be caught with Pokeballs. Cioè, allora, spero che sia davvero solo un cioè, nel senso, come stile ci sta, però deve essere molto rifinito, molto rifinito. Arceus. E se invece è un prototipo, ci sta, che faccia schifo. Tutti lì che erano veri. Io sto impazzendo ora. Voi non avete idea di quello che sta succedendo qui dentro, ma io sembro calmo, ma qui dentro Pokémon Legends Arceus will launch simultaneously around the world early next year. Sì, i primi tre mesi dell'anno, allora. Cioè, questo era solo questo c'era. Solamente Diamante e Perla e ecco qua, mi era saltato il video per qualche ragione, ma penso che fosse solo i primi 3-4 secondi. Comunque sia, vorrei vederli giusto per completezza. Ah, forse più di 4 secondi. Nessuno può essere deluso. Non ne avrebbe neanche il diritto se qualcuno fosse deluso. Non si può assolutamente. Revivi l'avventura sotto una nuova luce. Praticamente è un Enhanced Nintendo DS alla fine. Vabbè, Ilka, se non sbaglio, hanno lavorato a 3 miliardi di titoli. Però hanno anche sviluppato l'ultimo che ricordo, Dragon Quest. Poi forse mi sbaglio con alcuni che sono usciti anche dopo. Però il primo che mi viene in mente è Dragon Quest. Quindi, boh. È 1-1, ho detto. Ah, bello però il Pokémon leggendario. L'hanno un po' rivisto, meno male. Beh, chi ha detto che voleva un remake 1-1 di Sinnoh è quello che avrà. Un remake 1-1 di Sinnoh. Raga, 20 minuti solo per... Vabbè, c'è stata una bella presentazione lunga di un bel 10 minuti. Personaggi un po' più cibi. Può piacere, può non piacere. Io non è che sono un grande fan dei cibi, anzi... Yo-Kai Watch, Gakuen, cibi, ma lì
un discorso un po' diverso perché la storia fa paura. E qui invece, beh, Diamante e Perla. Spero che. Allora, per il momento si può solo fare una speculazione sul fatto che inseriscano tutti quanti gli eventi tagliati dal vecchio Diamante e Perla. Come ad esempio nella demo c'era un dialogo inizio gioco con Cyrus. E ovviamente vogliamo il mondo distorto, proprio lo vogliamo tutti. E la cosa più interessante, io credo che sia Pokémon Leggende, Pokémon Leggende Pokémon. Quindi Leggende Pokémon sembrerebbe un altro filone. Oh no, oh no, oh no, oh no. Sto iniziando a capire cosa sta succedendo. Leggende Pokémon sarà un nuovo filone narrativo che avrà una serie a parte. Sarà sempre mainline, probabilmente, ma sarà a parte. Inizieranno a lasciare i remake ad altri studios. E Pokémon Leggende Arceus sarà il primo di una lunga serie di giochi. Ragazzi, se vi lamentate anche di Ilka, allora siete delle teste di. Se vi lamentate di Ilka, o siete dei troll, o siete gente che non sa ancora cosa vuole dalla fottutissima vita. Se vi lamentate di Ilka, cioè abbandonate il mondo dei videogiochi e ritiratevi a vita privata da Eremita. Vabbè, è Pokémon Diamante e Perla, raga, non è che c'è molto da discutere. È Diamante e Perla, grafica molto simile a quella del Nintendo DS per quanto riguarda l'approccio. Visuale dall'alto, griglia, più o meno, sì, è sempre, comunque una griglia anche se ti muovi in obliquo o in diagonale se preferite, quindi è un remake uno ad uno di Sinnoh. Platino, forse più che diamante e perla, ma ci sta. Quindi adesso l'unica cosa che mi interessa è Leggende Pokémon, che sarà sviluppato da Game Freak, mentre i remake della serie principale li lasceranno da altri studios, il che vuol dire che Ilka potrebbe lavorare anche ai prossimi remake Pokémon, che saranno sicuramente in uscita nel 2023 a questo punto. E lavoreranno a Pokémon bianco e nero molto molto probabilmente, se non 2023, inizio 2024 o fine 2024, e nel 2025, se non prima, vedremo un nuovo gioco Pokémon Leggende Pokémon con altri Pokémon. Ne abbiamo di leggende da trattare. Anche Mew è una leggenda importantissima da trattare, che non viene mai approfondita abbastanza, perché nessuno dei video che ho visto va a toccare i giusti punti che dovrebbe toccare la storia di Mew e del parto e genetica modificata di Mewtwo. Quello è un discorso molto da approfondire, che nessuno ha mai trattato veramente, o comunque l'ha trattato in maniera sommaria. Boh, raga, ok, lo stile qui è. Questo qui mi piace, lo stile qui della barra della vita, però non mi piace molto questa HUD qui, cioè nel complesso ci sta, ma questo qui no. E la grafica, allora, questo stile grafico ci sta, ma dovrebbe essere un po' più rifinito secondo me. È ancora, lo vedo molto acerrimo. Sono contento che abbiano trattato questo Pokémon Presents solo per i giochi. Mainline, alla fine. Leggende Pokémon sarà mainline, sicuramente non è uno spin-off, no, non può esserlo, perché va a trattare, sì, un altro filone narrativo, ma è comunque roba mainline alla fine. Aspetteremo comunque sia altre delucidazioni riguardo il fatto che se sia mainline o meno, ma io, ragazzi, boh, non ho altro da aggiungere se non che sono contento. E che nessuno si può lamentare di quello che abbiamo visto. Sono contento.